Avresti mai detto che un tuo tifoso, quando tu giocavi a calcio, diventava... Guarda. Lui faceva il tifo per te. Lui ti conoscerà benissimo, perché lui era tifoso della squadra, quando giocavi in Argentina, del San Lorenzo. Io credo, e questa cosa mi fa molto... Cioè, mi fa impressione. Se chiunque vada, va lì, santità. Se tu vai, lui ti dice, Ivan Córdoba. Lui ti conosce. Lui... No, io adesso che ci penso, lui... Era che cos'è un papa sudamericano per voi? No, significa tanto, perché ieri lo dicevo a un'intervista che ho fatto, ma la penso sempre così. In Colombia, Sud America, quello che sta male veramente, che è in difficoltà, non ha niente, assolutamente niente. Quindi è povero, è proprio in difficoltà. In Italia, in Europa, c'è un momento di crisi e tante persone sono in difficoltà, ma hanno avuto anche la possibilità di assaporare qualcosa di più. Invece nei nostri paesi non hanno neanche avuto quella possibilità. Allora un papa sudamericano dà a loro, a queste persone che sono che non hanno avuto mai niente, soltanto la speranza di un possibile avere qualcosa. E a crescere la fede, che vale più di tanto, è un punto di forza, una cosa incredibile, qui. Soprattutto per un popolo come il nostro, che è molto cattolico. Certo. Quindi questa cosa mi fa impressione, è bello che sia così, è bellissimo saperlo che è tifoso del San Lorenzo, che ha la tessera di abbonato con la sciarpa. E addirittura mi ha raccontato un mio amico, perché mi ha mandato un messaggio subito, che il numero della sua tessera era stato messo al lotto e avevano vinto con il numero suo. Ma pensa. Vabbè, sono le cose sono cose belle. Ivan, a nome di tutti, grazie per quello che hai fatto, per quello che fai e per quello che farai. No, Ivan Ramiro. Grazie a tutti voi, sempre per tutto quella fede. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare e per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 100 500. Prova Interchannel e poi scegli. Sky, liberi di...